Buonasera a tutti, perché questa è una serata eccezionale all'indomani di quel successo fragoroso che ha visto un Napoli così come raramente lo si era visto nell'ultimo anno e mezzo. Una vittoria così io non me la ricordo sinceramente nell'epoca immediatamente precedente. Allora, finalmente è arrivato Gattuso, finalmente i calciatori li stiamo recuperando, finalmente sono arrivati 3 rinforzi a gennaio, ve li ricordo, Demme, Lobotka e Politano, per un organico, per una rosa, che ieri quando Gattuso si girava in panchina, Vetticos, circa 250 milioni di euro seduti in panchina in attesa di essere utilizzati, perché saranno utilizzati. E se il Napoli ha vinto le ultime 3 partite con Di Lorenzo centrale, quindi un adattato, giocando benissimo, attenzione, vuol dire che quando entreranno pure gli altri, allora ci divertiremo. Ma ci divertiremo fino a che punto in questa stagione? Fino a che punto? Fino ad immaginare il ritorno in Champions League? Fino a pensare di vincere la Coppa Italia? Fino a sognare di eliminare il Barcellona? Forza, forza! 0816363633366699990. Abbiamo Luigi, eccolo qua. Ciao. Ciao, buonasera Fede. Mamma mia. Abbiamo vinto ieri, eh? Lo sai che abbiamo vinto? Ah, ok. Sentivo uno scoramento proprio di quelli là. No, sono fiducioso, okay. Figurati. Ah, meno male. Però volevo dire solo una cosa. Sì. Cioè, ieri nell'intervista di Insigne, hai sentito l'intervista, ha fatto un mia colpa sui disastri che hanno combinato, insomma, prima di questo ciclo vittorioso. E che dobbiamo fare, Luigi? Vieni al dunque. No, che dobbiamo? Al dunque, che io quando gli ho telefonato in arte da iniziare di qualche mese fa, riguardante gli esami di Manci che doveva andare via praticamente. Chi? Quando io dissi in una trasmissione. Vabbè, chi doveva andare via? Il Manci che noi già sappiamo dove. Il Marcio. I rivoltosi, tu. Hai capito? No, io non l'avevo capito. Però devi fare in fretta, Luigi. Quindi, detto questo, i rivoltosi stanno ancora qua, non se n'è andato nessuno. No, so che non è andato via nessuno, però io mi dico, ieri nell'intervista il Gino. Luigi, allora, qua uno solo se ne doveva andare. Si chiama Carlo Ancelotti e fortunatamente hanno preso Gattuso. Basta! Mo i rivoltosi, i non rivoltosi, non lo so dove vuoi andare a parare. Il Napoli ha vinto 3 partite, una più difficile dell'altra, con Insigne. Sì, sono d'accordo. E allora? Sono contentissimo di questo, per la moglie c'è. Volevo spiegare la conferma che io dicevo alcuni mesi fa, quando alcuni dall'inizio dicevano no, non è vero, i calciatori non giocano contro la società, eccetera, eccetera. Invece ieri nell'intervista Insigne ha confermato quello che io pensavo. Che giocavano contro la società. Così ha detto, noi giochevamo contro la società. Non l'ha detto, ma però vabbè, dai, Luigi, dai. Ok, comunque hai ragione tu. Sì, sei stato bravissimo 2 mesi fa e ancora oggi. Grazie, buonasera. Guarda, ma proprio sti fanatismi. Io l'ho detto 3 mesi fa, 4, ma che cosa? Cosa avete detto? I rivoltosi stanno qua. Il Napoli sta vincendo con i rivoltosi e in assenza di Andrea Falco vince lo stesso. Buonasera. No, vabbè, ma insieme abbiamo fatto un po' di danni, ma poteva riferirsi anche semplicemente ai danni che il Napoli ha fatto in campo, perché ne ha fatti parecchi, no? Se no non sarebbe con la squadra che ha, con la rosa che ha, al 10° posto adesso? Siamo decimi, sì. Giuseppe, ciao, buonasera. Buonasera. C'è il signore Aurelio? No, se ne è uscito. Allora, ogni questa è la terza volta, io dico sempre le stesse cose, però io sono un malatissimo del Napoli. Ok. Allora, l'ultima volta che abbiamo chiamato, non vedere quel programma, vado su Telea, l'ultima volta che ho chiamato, ma è possibile mai? Io non ce la faccio essendo stupidissimo. Ma io guarda Giuseppe, allora Giuseppe, no, ricapitoliamo. Giuseppe, aspetta, a me di Enrico Fedele non me ne frega niente. Io, cioè forse non è chiaro. Qua non dovete chiamare per Enrico Fedele, non c'è. Posso dire delle cose, poi a volo. A volo parli sempre Fedele.
chiama quando ci sta lui. No, perché dico qui? Perché è impossibile mai. E vincimmo e mai guarda la che portiamo non si oddio, ma ancora di Enrico Fedele stai parlando? Ma non ne devi parlare con me, Giuseppe. Ciao, salutiamo Giuseppe. Mia, oh. Dai, ma vai 081... a suonare al Citò, dice Enrico Fedele. 6-3, ti voglio 6-3, dire 6-3, questo. 6-3. Allora, mamma... voi siete liberi di dirci quello che mamma volete. Mamma Rocarmana. Siamo in una giornata due telefonate, in cui... una peggio dell'altra. Cioè, ricomincia, comincia forse davvero la stagione del Napoli. Il Napoli si è rimesso in carreggiata. Il Napoli torna a vincere in fortposizione. Come apriamo con due telefonate, una peggio dell'altra. Mamma Giuseppe, mia. Vediamo lui che argomenti ha. Ciao, buonasera. Cerca di non farmi incazzare, no, Giuseppe. No, vediamo qual è l'argomento che vuoi porre adesso. Giuseppe Ceppini, la stessa cosa. Ti ho chiamato quattro prima della partita della Fiorentina, se ricordi. Sì, dammi, dai, diamo i tre. Cosa avevi detto tu? Diamo i tre punti alla Fiorentina e il nostro campionato cambierà. E così sta succedendo, Federico. Giuseppe, Giuseppe, tu ti devi aprire un canale privato, devi fare il cartomante. Però io sono convinto, perché guarda, onestamente è cambiato preciso, stanno giocando bene. Io sono uno dei pochi che credo a correre nella corsa Champions, perché mi ci dopo un calendario nostro, quello dell'Atalanta e della Roma. Ma guarda che adesso non sei uno dei pochi, siamo in tanti, siamo in tanti adesso. In passato vedi che io sono sempre creduto nella zona Champions, sempre. Non da ieri, no, ma prima crederci prima era da pazzi, però Giuseppe, scusa me. Ho capito, ma se tu ci credevi prima eri un pazzo come lo ero pure io, prima non si poteva. Prima io non ero pazzo, io pensavo a non retrocedere, se mi permetti. Ora che ho visto come stanno andando le cose, spero, vedo che l'andamento sta cambiando. Carmine da Sorrento ci scrive: volevo ringraziare pubblicamente Gennaro Gattuso, ci ha restituito il Napoli, quello che noi amiamo, combattivo, determinato. A proposito, mandiamo un abbraccio a Gennaro Gattuso, sì, che ieri stadio Luigi Ferraris per andare al capezzale della sorella all'ospedale di Busto Arsizio, ma a quanto pare comunque la situazione si sta normalizzando. Speriamo, speriamo bene. Ovviamente il tema, Raffaele, è quello che tu hai lanciato ieri, in realtà, cioè tu ieri parlavi della possibilità, vincendo per il Napoli, di riaprire chissà quali discorsi per questo campionato, no? E molti erano ancora scettici. Allora la domanda che vi faccio, 0816366363, è se siete ancora scettici come ieri o se da ieri ci credete un poco di più. Alberto, buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Ciao. No, io ci credo perché ho visto una grinta in campo che non vedevo da parecchio tempo, pure nei momenti critici, quando il Napoli subiva gli attacchi della Sampdoria, li ho visti molto molto uniti, cosa che non si vedeva con Ancelotti. Sono d'accordo con Rimma quando dice che il problema era Ancelotti a questo punto, perché ma è nei fatti, nei numeri, nelle cose. Non è che qua stiamo attaccando l'uomo, qua stiamo dicendo che quell'allenatore bravissimo, vincente, a Napoli ha fallito, perché è stato preso per farci vincere lo scudetto e ci ha lasciati al 12° posto. Ma era pure un allenatore abituato a giocare con i grandissimi campioni, infatti, cioè un allenatore che è stato un errore campo, prenderlo, giocate. Non bisognava prenderlo, il discorso è questo, eh. A noi ci serviva più un Gasperini oppure esatto, Gattuso, che bravo, sta dando la grinta, un giocatore che, un allenatore che sapeva gestire anche con campioni, perché noi questi abbiamo per il momento il è così. E infatti, e io ti dico un'altra cosa, per questo ti dico un'altra cosa, che uno non l'ha avuto mai, neanche Sarri, dopo Higuain, dopo la cessione di Higuain, il Napoli così forte Sarri non l'ha mai avuto. Guarda che l'arrivo di Lobotka e Demme ha dato una sterzata ad un organico che sembrava forte, ma gli mancavano quei due pezzi lì. Ora è forte la squadra, diciamo giustamente, perché ci sono tanti elementi, l'allenatore, la voglia dei ragazzi, la condizione fisica, però il Napoli ha sterzato, Raffaele, in coincidenza con i loro arrivi, e secondo me non è un caso. Da non quando ci sono Demme e Lobotka, il Napoli ha ricominciato a vincere praticamente. Dobbiamo fermarci adesso per pochi istanti, poi torniamo qui. 08163 in diretta, e sapete c'è anche il 339-666-9990 per i WhatsApp. A tra poco. Si gonfia la rete. S-P-O. Pensato ai danni che provoca l'olio della frittura che butti via. Per questo c'è Soloil Italia SRL, azienda dell'Ecotecno Group SRL. Raccolta e
il recupero dell'olio vegetale da frittura esausto. Cerca il bidone o la colonnina Soloil Italia e visita il sito www.soloil.it. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare più dolce sono chi, ma piccia la bocca mi fai consumare, ma mi metto geni a cantare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Ma davvero ti sposi? E il vestito lo hai scelto? Certo, ho scelto Punto Zero Uomo. Trovi tantissime proposte per lo sposo. E per il tuo testimone? Sì, sempre Punto Zero, dove trovi abiti da cerimonia a partire da 180 euro. E se il tuo problema è la taglia, Punto Zero ti accontenta con un vasto assortimento di misure grandi. Chiama adesso per un appuntamento. Scopri tutte le novità su puntozeromoda.it. Punto Zero, punto e basta. Gonfia la rete. 0816 3633, sì, per la rete, anche il numero per i WhatsApp, vi ricordo 339-666-9990. Sì, mi scrive uno, io leggo solo i messaggi polemici. Aurelia, rispettare il parere degli altri? Tu sai che cos'è un parere o no? Se sai cos'è il parere, sai che gli altri a cui tu ti riferisci non è che avevano espresso un parere, ma stavano rinverdendo loro, magari in altre radio, che con noi non c'entrano proprio niente. Siamo in diretta anche su Facebook, questo ve lo ricordo, dopo leggeremo qualche commento anche dai, per quanto riguarda i nostri profili social. Abbiamo però un ospite al telefono che ci fa molto piacere salutare, parliamo di un grande ex calciatore, attuale direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Ciao direttore, buonasera. Direttore, come stai? Bene, bene, dai, non ci possiamo lamentare assolutamente. Ve le spiegate verso la Serie A? No? Io ho seguito la partita l'altra sera, Benevento-Salernitana, è stata una bellissima partita. Potevano vincere tutte e due, bisogna dirlo, è vero che in Proto ha preso il gol di Djuric all'ultimo istante per un filo in fuorigioco, a conferma di un rendimento di queste squadre campane che stanno crescendo, direttore? Ma assolutamente sì, ed è solo che un piacere, insomma, perché sarebbe poi un sogno arrivare fino in fondo con squadre campane, no? Noi dobbiamo tifare per il sud. È vero, così da tornare in Serie A, perché l'obiettivo mi pare che sia più che dichiarato. Ma arrivati a questo punto del campionato con questa classifica, assolutamente sì. Sono 17 punti in più della terza, mi sembra, in questo momento. Sì, sì, 17 punti, ma sappiamo che comunque il campionato insomma, ci riserverà sicuramente ancora tante insidie e dobbiamo cercare di stare attenti in ogni singola partita. Ma Pippo Inzaghi, come si sta trovando con voi? Sai che ero un po' scettico all'inizio, sì. Pasquale? Lui usciva molto male, no? Da Bologna. Ma parecchi erano scettici su Pippo, ma forse perché non avevano grande conoscenza della persona e del tecnico. Si riferivano solo magari alla parentesi negativa del Bologna, ma in un percorso di ognuno di noi ci sta qualche stop, ma l'importante è comunque avere la possibilità poi di dimostrare che Pippo quest'anno si sta togliendo grandissima soddisfazione. Quindi gli ex Milan che hanno vinto la Champions e il Mondiale sono bravi ad allenare, secondo te, Pasquale? Io credo che io mi riferisco a Rino Gattuso, adesso. Sì, no, ma guarda, io conosco personalmente tutti e due e credo che anche il Napoli nella sostituzione di Ancelotti abbia fatto un colpo perché lei non riesce a trasferire oltre alla sua fama di grande gladiatore, ma soprattutto anche tanto specifico sia sul tecnico che sul tattico, quindi il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto con e infatti adesso mi pare che la sterzata ci sia tutta. Tu stai seguendo il campionato di Serie A, dove ci sarete anche voi l'anno prossimo. La tua sensazione ad oggi qual è? La Juve, che è sempre la più forte, l'Inter, che ha qualche inciampo, la Lazio, la tua ex squadra,
essere una squadra, dico rivelazione, forse è riduttivo per la Lazio, però una squadra che si può inserire in questo discorso. Con meno ansia di vittoria, perché, perché la Juve e l'Inter sono comunque destinate a, dall'inizio, no, per la lotta a scudetto. La Lazio si è infilata in questo e quindi magari mentalmente un po' più libera rispetto alle altre due, ma ripeto, non la reputo una sorpresa la Lazio, perché lavora benissimo da tanti anni a questa parte, con il lavoro e oggi stanno raccogliendo i frutti di tanto lavoro passato. Il Benevento ha tanti giocatori che hanno vissuto la Serie A anche per più stagioni. C'è una squadra che, se vai a leggere gli uomini, anche se non stai seguendo il campionato, direttore, ti aspetti che possa essere in vetta alla classe. È mai banale poi fare di una squadra di tanti buoni singoli una squadra vincente, ed è un po' quello che ci diciamo a Napoli, no? Questa rosa non c'entra nulla con la classifica che ha in questo momento il Napoli, però Gattuso sta riuscendo a rimettere insieme un po' la barca. E a questo punto ti chiedo, la Champions League secondo te resta un nuovo percorribile? Ma io credo, per il percorso che stanno facendo con Gattuso, bisogna, e per come si era partiti, bisogna guardare domenica dopo domenica, perché pensare adesso dopo qualche vittoria alla Champions sarebbe errato. Si creerebbero poi delle aspettative che in questo momento possono solo far del male all'ambiente. Però è ovvio che il Napoli è una squadra forte e può avere la possibilità di fare filotti, forse poi le sue possibilità. Voi a Napoli in prestito o no? No, in prestito no. L'avete riscattato, Roberto Insigne. Certo. Ho visto un calciatore cresciuto, lo sai Pasquale, l'ho visto molto più incisivo rispetto a prima, molto più maturo, sta assomigliando un po', sì. Ma sta comunque rendendosi conto che per cercare di arrivare ad obiettivi importanti doveva fare di più. È un anno e mezzo che sta con noi, e tant'è che l'abbiamo riscattato proprio perché abbiamo visto solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale umano. I rapporti tra Napoli e Benevento come sono? Ma sono ottimi perché insomma siamo tutte squadre della Campania, credo che bisognerebbe fare il tifo alla stessa regione. È proprio così, infatti mi auguro che prima o poi anche certe frizioni possano venire meno, perché sono veramente senza senso e anche anacronistiche secondo me. L'ultima cosa che voglio chiederti prima di salutarti, state già pensando al mercato per la Serie A? No, assolutamente, stiamo pensando di raggiungere un obiettivo importante, che è quello della Serie A. È ovvio che se riusciremo eventualmente ad anticipare i tempi, sicuramente si inizierà prima a lavorare per il futuro, anche se come società monitoriamo a 360 gradi un po' tutto il mercato, quindi se dovesse succedere che il prossimo anno ci troveremo in un'altra categoria, non ci faremo trovare separati. Tanto ci sono 3 gol e 21 37enne, ma giovanissimo Cristian Maggio, ancora un tonico. 27enne. Quest'anno si è tolto di rosso 10 anni. La sua età biologica, secondo me, è un 27enne. Sì, ma sono contento per lui perché l'anno scorso non fare quello che è sempre stato, e lui ne soffriva tanto. Quest'anno si sta riprendendo il tempo perso e si sta divertendo, perché lui vive questo sport veramente con passione e con divertimento, con gusto, e credo che questo sia il segreto di Cristian. Un'ultimissima, proprio direi, ti salutiamo, non ci sei riuscito da calciatore per poco, perché ci fu mi pare una possibilità. Sì. Ti piacerebbe un giorno, non so, passare per Napoli, tornare a Napoli da dirigente? Ma ho rispetto di chi
Renato, però è ovvio che il Napoli sarebbe sarebbe un traguardo per tanti di loro, assolutamente. Per tanti di voi, diciamo, dai, così allarghiamo il raggio d'azione, magari anche per Pippo Inzaghi, che non ci arrivò da calciatore, anche lui era ormai a un passo, me lo diceva Boscov, il compianto Boscov, allenatore del Napoli. Io mi sentivo con Pippo tutti i giorni, domani arrivo, dopodomani arrivo, adesso sto arrivando, altro, non mi fanno più partire. È vero, lo racconta spesso anche questo, ce lo racconta spesso, però... per chi non conoscesse tanto la realtà di Benevento, ti assicuro che è una società con un presidente veramente da altri tempi, ed è una società che ha voglia di crescere, di ambire sempre più a traguardi importanti, quindi veramente siamo sia io che Pippo orgogliosi di farne parte. Infatti. Ale Crago, lo recuperate? Ma domani mattina una risonanza, speriamo non sia una grave. Va bene. Allora, incrociamo le dita, in bocca al lupo, Pasquale. Credi. E ci risentiremo più avanti, magari con altri traguardi con raggiunti. Punto in più. Esatto. Benissimo. Ciao, okay, Pasquale, grazie. Al direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Diventa difficile anche essere scaramantici oggi a Benevento, perché davvero stanno facendo il vuoto. Hanno fatto un mercato pazzesco. Come quasi non si è mai visto comunque in Serie B, cioè questo scarto è una tra cosa primo e secondo non si è mai pazzesco. Vista questa roba qui, ma poi hanno fatto un mercato di gente che ha frequentato Sau, lo stesso Schiattarella. Barba. Che era anche nel piaceva al Napoli, quindi c'è anche un altro prodotto del Napoli, Basit. Te lo ricordi? Sì, Basit, è vero. Primavera non è che lasciò proprio il segno, però insomma, Abdallah Basit. È arrivato al Carpi, fu una delle intuizioni di Giuntoli. Edoardo al telefono con noi. Ciao, buonasera. Salve, buonasera. Volevo farvi complimenti, soprattutto a, diciamo, per il fatto che, ecco, per quanto riguarda il nostro tecnico, siete sempre stati la radio che ha detto che era tecnico. Anzi, chiedo anche io scusa al tecnico. Lo vedevo molto un motivatore, non lo conoscevo per quanto riguarda, diciamo, il gioco che faceva, quindi infatti, i complimenti vanno anche al tecnico. No, ma io capisco che qualcuno non conosceva Gattuso come allenatore, noi che invece lo conosciamo bene, ecco perché insistevamo dicendo attenzione, Gattuso non è solo grinta e marcatura serrata, ma è anche uno che fa giocare bene le squadre. Prego, Edoardo. Scusami, Raffaele, poi voi, ecco, mi approfitto per dire che adesso sentire le altre radio che dicono che il nostro allenatore è bravo, giustamente, sai, ti viene un po' da dire, vabbè, quando l'abbiamo detto in anticipo nessuno ci credeva. Comunque, vabbè, al di là di questo, l'unica cosa che volevo chiedere era se secondo te togliere ieri Milik un po' prima, diciamo, perché a un certo punto nel secondo tempo ho visto che magari, ecco, era forse diciamo quello che prendeva meno palloni e non riusciva più a tenere il campo. Guarda, col senno di poi siamo bravi tutti, io guardo il risultato finale, è stata una partita molto difficile, perché un altro Napoli non allenato da Gattuso probabilmente una volta raggiunto sul 2-2 è persa quella partita, quindi va bene così, tanto le cose miglioreranno poco alla volta. Pensate che Gattuso è arrivato a Napoli soltanto l'11 dicembre, sono manco due mesi e già ha trasformato totalmente il Napoli in meglio, chiaramente. Sì. Tra l'altro ieri in Mixed Zone diceva che paradossalmente non è stato facile per loro tornare al 4-3-3, nonostante è un modulo che già conoscessero, ma soprattutto per gli attaccanti i movimenti offensivi cambiano completamente rispetto al 4-4-2, quindi finché si doveva ricostruire dal basso questa squadra ha sempre avuto quella capacità, ma poi nella metà campo offensiva, lo diceva anche Gattuso, era un po' scarica. Adesso mi pare che ha ritrovato anche una facilità importante, no, a creare occasioni da gol. Pasquale ci scrive, dice c'è da mangiarsi le mani quest'anno, perché se il Napoli si trovasse la sua assieme a Inter e Lazio con la rosa attuale potrebbe realmente ambire al tricolore, ma anche questo è un argomento che abbiamo messo. E secondo me, poi è tutto da verificare, se ci fosse stato Gattuso dal primo giorno con gli acquisti ad agosto, però non adesso, di Lobotka e Demme, probabilmente, come dici tu Pasquale, forse eravamo lassù. Tanto ieri 2-3 minuti, però già si è vista la qualità di Politano,
classe, velocità. Politano è un colpaccio che ha fatto il Napoli prendendo Politano. Un'occasione, perché all'Inter era chiuso dal sistema tattico, ma insomma non lo prendevi mai se non a 20-25 milioni. Fausto, buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Grazie per la possibilità che ci concedete a intervenire in diretta. Non è, è piacere per noi che ci aprite, ecco, le porte a questa trasmissione che veramente merita di essere seguita. Mi piacerebbe vedere domenica allo stadio, scusate il ritardo. Che cosa? Uno striscione? Uno striscione. I calciatori che scendono in campo con questo striscione. No, ma anche noi come tifosi, perché poi anche noi anche questo è vero. Quindi io mi auguro che abbiamo trovato veramente la retta via, e sarei curioso di vedere quanto prima Di Lorenzo e Politano su quella fascia destra. Di Lorenzo e Politano, una nuova, quindi una nuova catena, una di catena destra. Di destra, sì. Beh, sì, sì. Se lo pensi, a sinistra ci sta. A sinistra Mario Rui, Zielinski, Insigne, a destra potresti avere Di Lorenzo, Allan, Allan per e lui Politano, e Politano. Questo l'anno prossimo succederà così, secondo me. Ah, Allan l'anno prossimo? Io penso di sì, secondo me resta Allan. Secondo me è uno di quelli che resteranno, perché credo che le frizioni col Napoli si sono ormai dissolte e forse è più difficile trattenere qualcun altro, e quindi secondo me punto non c'è neanche tanta voglia di trattenere qualcun altro. Per esempio uno come Fabian Ruiz, il Napoli aspetta che faccia un ottimo europeo e poi lo vende, perché in tutta sincerità non ha funzionato tanto, quindi se riesce a venderlo adesso a un buon prezzo, tanto hai bisogno di altri centrocampisti. Enzo ci scrive e dice: Raff, è una vita che non ti scrivo da quando hai cambiato orario, volevo dirti, secondo te Petagna è un acquisto come Inglese? No, io rispetto molto Inglese, che è un buon giocatore, però Petagna qualità, ragazzi, Petagna messo a faticare con uno come Gattuso i gol li segna, e già quest'anno è migliorato tanto, è un 95, quindi ricordatevelo, sembra che è vecchio perché gioca da tanti anni, ma è un 95 a 24 anni. Poi l'ha pagato 20 milioni, è difficile fare una plusvalenza immediata, vuol dire che ci credi su questo giocatore. Franco, buonasera. Buonasera. Ciao. E complimenti per la trasmissione. Grazie Franco. Sono molto contento del mercato del Napoli, io penso che ne vedremo delle belle, con un allenatore che finalmente ci... Non lo sentiamo più tanto bene. Che cosa dicevi Franco, se no ti salutiamo? No, dicevo, sì, mi fa piacere il mercato del Napoli, sì, fatto a gennaio, sono contentissimo. Sì. Ho molta fiducia, sicuramente l'Europa League è la nostra portata, la Champions miracolo, però... Serve anche che le altre continuino a fare male come stanno facendo in quest'ultimo periodo, perché il Napoli potrebbe approfittarne. Allora, è vero che il mercato è chiuso, però noi di mercato ne parliamo sempre. Ma sì che ne parliamo, anche perché Raffaele, sono bastati 25 minuti a Dries Mertens per trovare il suo gol numero 119 con la maglia del Napoli, meno 2 da Marek Hamšík, più 4 su Diego Armando Maradona, e a questo punto ci chiediamo cosa potrà essere nel suo futuro. Lo facciamo innanzitutto, questa è la prima domanda che poniamo a Emanuele Tramaccere, calciomercato.com, in collegamento con noi. Ciao Emanuele, buonasera. Emanuele, ci senti? Non mi sembra sia collegato. Eccolo qua, adesso c'è. Emanuele. Buonasera. Hai sentito la domanda? Sì, di cosa accadrà nel futuro di Mertens. Beh, sì, la sensazione che si sia consolidata quella che avevamo durante il mercato, ovvero che ci sarà sicuramente una trattativa da parte del Napoli per rinnovare il suo contratto, la volontà del giocatore, o perlomeno la priorità del giocatore è sempre stata quella di provare a trovare un accordo per rimanere a Napoli, perché lui a Napoli comunque sta bene e lo ha dimostrato, sì, anche nel corso di questo mese, anche in cui è stato fuori, di fatto non si è mai esposto con la volontà di lasciare il club, ascoltando le offerte del Chelsea che c'è stata per lui.
c'è comunque ancora distanza su quello che è la sua richiesta e quella che è stata fino ad adesso la proposta del Napoli, quindi bisognerà provare a trovare un punto d'incontro soprattutto dal punto di vista economico per l'attaccante belga. Se non ci sarà questo punto d'incontro con il Napoli, allora torneranno in corsa tutti i club che si sono già affacciati con intermediari insieme ai suoi agenti per provare a capire se c'è la possibilità di prenderlo alla parametro zero. E per l'Italia l'Inter e la Roma i club più interessati a lui, però noi lo ripetiamo anche nei collegamenti che abbiamo fatto con voi nel corso del mercato, da parte di Mertens c'è comunque una priorità data alla permanenza al Napoli. Vedremo se leggendo sempre sul sito di calciomercato.com vedo che c'è una sezione dedicata a Bat. Con chi ce l'ha il Napoli, Emanuele? Ma principalmente con gli agenti del ragazzo, perché sentiamo malissimo, ecco, adesso ti abbiamo ripreso. Riproviamoci. Sì, sì. No. Principalmente con gli agenti del giocatore, perché il Napoli aveva trovato un accordo pressoché totale con il Verona già a novembre per Amrabat, e il giocatore e i suoi agenti non hanno mai confermato al 100% la volontà di andare a vestire la maglia del Napoli, anzi hanno ascoltato nel frattempo diverse proposte che sono arrivate per lui, fino appunto quella di accettare l'offerta della Fiorentina di fatto. Quindi il Napoli era convinto di essere in una posizione di vantaggio sul giocatore, un vantaggio che non si è concretizzato, e quindi di fatto l'operazione è sfumata, nonostante tanti mesi di incontri e trattative che ci sono stati anche con il diretto interessato. Quindi principalmente il Napoli è arrabbiato perché di fatto Amrabat gli ha fatto perdere tempo al direttore sportivo Giuntoli, che appunto confidava di poter chiudere l'affare, salvo poi scoprire che la volontà di Amrabat è sempre stata quella di non vestire la maglia del Napoli. A questo punto invece, per quanto riguarda il mercato in uscita, veramente possiamo immaginare di tutto, no? In vista di giugno, Emanuele, ci sono tanti giocatori che per tanti motivi potrebbero andare via. Dal vostro punto di vista, ecco, volendo provare a fare una prima scrematura, considerando che siamo soltanto ai primi di febbraio, quale nome più in bilico e su quale secondo te si potrà meglio ricucire lo strappo? Perché insomma qualche strappo c'è stato, è inutile negarlo, negli ultimi mesi per tante situazioni. Ma guarda, sicuramente il discorso rinnovo di contratto di Callejon credo che non sarà più affrontato, quindi credo che lui, a prescindere da tutto, possa essere il primo a lasciare il Napoli a fine stagione. Con l'acquisto di Politano di fatto si è un po' chiuso anche quel discorso. Per quello che riguarda gli altri due corteggiati illustri, che sono Fabian Ruiz e Koulibaly, noi ci aspettiamo offerte importanti per entrambi. Io non credo che il Napoli accetti di venderli tutti e due. Credo che fra i due, in questo momento ovviamente stiamo parlando ancora di tanti mesi di mercato che abbiamo davanti a noi, sia più facile vedere un addio di Koulibaly che non di Fabian. Per come la vediamo noi, credo che possa essere l'estate giusta per un addio del difensore senegalese, che può portare una bella cifra anche di plusvalenza a bilancio per di fatto spese fatte in questo mercato invernale per rinforzare la squadra e magari completare ulteriormente questa piccola rivoluzione che Napoli ha già di fatto avviato. Fra i due forse quello che potrebbe spingere di più invece come giocatore verso l'uscita potrebbe essere proprio Fabian, perché è corteggiato da Barcellona e Real Madrid. Io ho la sensazione che il Napoli su Fabian abbia un po' di più il coltello dalla parte del manico che non con Koulibaly, perché per Koulibaly ci sono state già diverse volte offerte respinte con il giocatore che è stato trattenuto a Napoli, ecco. Per quanto riguarda invece Callejon, abbiamo immaginato per lui, lo stiamo immaginando, un futuro in Nola? Sì, può essere un'opzione, ovviamente ascolterà tante offerte, tornare a giocare in Spagna può essere un'opzione importante per il suo futuro. Io ho la sensazione che andrà via, c'è il Valencia che ci sta provando, ha un ruolo, c'è in ballo il riscatto di Suso con il Milan, sono due giocatori diversi però occupano di fatto entrambi la stessa posizione in campo, uno mancino che rientra verso l'interno, Callejon più attacca la profondità. Vedremo, ci sarà tanto da lavorare sul discorso di Callejon, essendo un parametro zero può essere uno dei giocatori più importanti da considerare nel prossimo
due mesi di calciomercato che saranno ricchi di contatti proprio per questo genere di operazioni, giocatori in scadenza di contratto che magari per cui magari arriveranno offerte di rinnovo di contratto. Non è il caso di Kyle Rowan, che invece ascolterà proposte da probabilmente altri campionati più che verso la Serie A. Benissimo, direi che possiamo salutarti, Emanuele. Prima però ricordaci come fare per, insomma, essere sempre aggiornati sul mercato del Napoli, ma in generale su quelle che sono tutte le notizie che riguardano la Serie A e non solo. Ovviamente il nostro sito calciomercato.com, scaricare l'app che è gratuita, lo ricordiamo, potete attivare le notifiche per la squadra per cui fate il tifo, quindi ovviamente il Napoli in questo caso. Tutte le notizie sono commentabili, quindi scatenatevi, potete dialogare fra di voi e anche con noi della redazione. Vi anticipo già che nel corso della serata uscirà un approfondimento fatto dal nostro Daniele Longo su Kumbulla, per cui il Napoli ha rilanciato con l'agente del giocatore e ha già un principio di intesa col Verona. Non vi svelo altro, ovviamente andate a leggerlo su calciomercato.com. Benissimo, allora più tardi abbiamo anche questo approfondimento su Kumbulla, che è un altro acquisto di prospettiva per il Napoli, un calciatore fortissimo, seguito l'ultima partita del Verona contro il Milan, è stato uno dei migliori in campo, davvero. Ciao Raffaele, ciao Andrea, sono Giuseppe da Frattamaggiore. Vi seguo costantemente, non riesco a stare senza ascoltarvi. Complimenti per la professionalità. Avuto la conferma che qualcosa è veramente cambiato. Si respira aria nuova. Qualche mese fa le partite come ieri le avremmo perse, quindi qualcosa di buono è stato fatto. Anche secondo me bisogna rivedere qualcosina in difesa. Cosa ne pensate? La pensiamo come te, sì. Ma è una questione più di sistema, di modulo, che di uomini, perché i calciatori sono forti. Poi certo, però qualcosa in difesa devi recuperare, manca gente come Koulibaly, manca riportare Di Lorenzo nel suo ruolo, Demme sinceramente dà qualche sicurezza in più rispetto a Lobotka, quindi c'è solo di che migliorare. Secondo Sai me. Cosa devi recuperare in difesa? Un po' di culo. Anche. Ma hai visto? Però, come ha segnato Quagliarella ieri? Però hai visto come non ha segnato Ramirez? Benissimo. Hai visto come ha segnato Quagliarella, che è stato il gol importante, no? Quello che ha riaperto la partita. Uno dei suoi gol che fa sempre al Napoli. Appunto, li fa sempre. Che cosa è successo prima che lui tirasse? Usai è scivolato. È scivolato, è vero. E una quindi volta non lo ha potuto controllare. Le famose scivolate. Va bene. Ciro, buonasera, ciao. Buonasera a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ah, grazie. Volevo fare i complimenti ad Andrea e a Raffaele, che vi considero uno dei pochi giornalisti onestamente, cioè intellettualmente onesti. Ma chi dei due? Uno o due? Andrea e Raffaele ancora di più, perché Raffaele lo seguo da tanti da tanto tempo. Ti ringraziamo, Ciro, grazie di dircelo. Del Cavaliere Triste. Senti Raffaele, visto io ho due domande per te, visto che non è facile per entrare. La prima riguarda Lozano. Tu credi che con la partenza di Calegon, Caballero Triste e Lozano possa avere spazio, o a giugno è destinato a partire anche lui per fare un po' di soldini con Lozano? L'altra invece riguarda Demme e Lobotka. Tu credi che siano alternativi o possono giocare entrambi? Al momento sembra che Gattuso li veda alternativi. Vabbè, abbiamo già visto, però hanno giocato anche insieme, quando c'è stata la possibilità. 22 minuti contro la Lazio. Hanno giocato, ma per 22, perché poi è successo che il fattaccio, no? Peraltro. Grazie Ciro, allora ti rispondiamo. Comincio da questa domanda sui due centrocampisti. Possono giocare insieme, però Lobotka può fare la mezzala, ma Demme no. Solo Demme deve fare solo il mediano davanti alla difesa, diciamo il metodista. Lobotka quando gioca in quella posizione è più un playmaker, quindi è un calciatore che è più portato a spingersi in avanti e a partecipare alla manovra offensiva, cosa che Demme fa poco, ed è per questo che piace molto a Gattuso. Però sono due ottimi calciatori, quindi secondo me il Napoli ha fatto un grandissimo colpaccio prendendoli insieme a gennaio. Per quanto riguarda il Caballero Triste che andrà via, io non credo che il suo sostituto sarà Lozano, secondo me è Politano il sostituto di Cagliari. Lozano, spero per Lozano che lui possa riprendersi già quest'anno. Sarà difficile perché Gattuso è come Sarri, a quegli 11 lì e poi intorno ruota qualcuno. E Lozano in questo Napoli con i due esterni che sono Cagliacon e Insigne, io faccio fatica a immaginarmelo, però ripeto,
per me è un ottimo giocatore che forse al Napoli non serviva. Però sai, dipende poi anche che succederà, nel senso che con il nuovo anche di Mertens, cioè pensa se l'anno prossimo viene un raffreddore a Insigne, no? Tu potevi avere Lozano in rosa e magari lei te lo sei tolto, insomma, questo può essere poi un pensiero che ti varrà a condizionare. Dipende, quindi, se tu riesci, dipende a se il venderlo. Giocatore accetta una dimensione, esatto, diversa, e se tu non hai troppa paura, insomma, di rischiare di farne un panchinaro da 40 milioni. Io credo che se il Napoli non riuscirà a venderlo ad una cifra adeguata, è meglio che resti qui e piano piano recuperarlo, restituirlo anche al palcoscenico. Che sennò comunque un altro devi prenderlo. No, vabbè, che tu hai comunque un as. Non so se c'è l'obbligo. No, c'è il diritto. C'è il diritto di riscatto. Quindi un as non è tanto peggio di Lozano, guardate che un as in realtà è un ottimo giocatore. In realtà un as è il perfetto vice Politano, perché è un, esatto, giocatore che parte da destra col sinistro, quindi sinistra sarebbe la sua alternativa spiccicata, se vogliamo. Dobbiamo fermarci per qualche istante, poi torniamo tra pochissimo e apriamo al microfono a voi 0816 36 363, come sempre, per intervenire in diretta. Si gonfia la rete, a tra poco. Si gonfia la rete. S-P-O-T. Bella idea, i bassi e fissi. Eh sì, da Conad ci teniamo. Ecco perché mettiamo ogni giorno a prezzi bassi e fissi quei prodotti che in casa non devono mai mancare, senza girarci troppo attorno. È un modo concreto per accontentare ogni famiglia. È proprio vero che una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose. Radio Marte, gli Stati Uniti della Campania. S-P-O-T. Hai mai pensato ai danni che provoca l'olio della frittura che butti via? Per questo c'è Soloil Italia SRL, azienda dell'Ecotecno Group SRL. Raccolta e recupero dell'olio vegetale da frittura esausto. Cerca il bidone o la colonnina Soloil Italia e visita il sito www.soloil.it. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare, più dolce sono chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumare. Ma mi è tu genio che andà. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Ma davvero ti sposi? E il vestito lo hai scelto? Certo, ho scelto Punto Zero Uomo. Trovi tantissime proposte per lo sposo. E per il tuo testimone? Sì, sempre Punto Zero, dove trovi abiti da cerimonia a partire da 180 euro. Tuo problema assortimento di misure grandi. Chiama adesso per un appuntamento. Scopri tutte le novità su puntozeromoda.it. Punto zero, punto e basta. Radio Marte, gli Stati Uniti della Campania. Si gonfia la rete. 0816 36 363 per telefonarci in diretta, oppure 339 666 9990 per i vostri messaggi, anche quelli vocali che sono tantissimi, così come quelli scritti. Tanti complimenti e noi siamo orgogliosi, perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è diretto a voi, cioè ad una comunicazione che sia pulita quanto più chiara per le persone che ci ascoltano. Sentiamo un messaggio vocale. Ciao Raffaele, ciao Andrea Luca, sento già da qualche giorno la parola ridimensionamento, eppure nel momento topico del Napoli gli Galatticos stanno fuori su tutti i Koulibaly, Mertens, Allan ultimamente, che dire, con i nuovi arrivi io questa mancanza francamente ora non l'ho sentita. Non voglio esagerare, ma io sono molto fiducioso anche per il futuro. No, sono fiducioso anche io, perché il Napoli ha una struttura di base sulla quale tu puoi togliere e mettere senza che ci sia tanta differenza, purché il manico sia bravo a gestire il gruppo. Ora con Gattuso mi pare che questo sia accaduto. Enrico, buonasera. Buonasera Raffaele, innanzitutto voglio farti complimenti perché sei uno dei pochi giornalisti campani che dice le cose come stanno e come vanno. Quindi abbiamo la libertà di poterlo fare, capito Enrico? Questa purtroppo, è la nostra grande forza. Purtroppo non tutti sono così e fanno solo del male al Napoli, perché dicendo cose non vere si vuole far credere quello che non è. E purtroppo quest'anno è andato proprio come hai detto tu già dall'inizio, dalla rosa sbagliata, da un mercato sbagliato, sì,
da un allenatore che a Napoli purtroppo non ha dato niente. La sua carriera, figurati, tanto di cappello, però purtroppo a Napoli ha fatto solo danni, disastri. Sai cosa, Enrico? Io mi chiedo, quelli che lo difendevano a spada tratta, pur quando ci eravamo accorti tutti che non poteva andare avanti, no? Anche il Torino, che con Cairo stravede per Mazzarri, ma si è reso conto che non può andare avanti, si cambia. Io mi chiedo, ma perché continuavano a quando un allenatore sta facendo bene o sta facendo male, o c'è dell'altro? È questo che mi ha lasciato veramente molto perplesso di fronte ad uno scempio come quello del Napoli di quest'anno, che ha, ripeto, ha 21 punti in meno rispetto all'anno scorso. 21 vuol dire che c'è stato un fallimento totale, eppure c'era chi lo difendeva ancora. Vabbè, comunque va, meno male che qualcosa adesso si sta vedendo, perché come tu ci insegni, lo sport non è sempre così uno come la vede e come parla. Purtroppo vanno in campo i giocatori e loro adesso stanno dimostrando tutto ciò, quello che dicevamo prima lo stanno dimostrando loro in campo, e quindi questo a noi ci fa piacere, perché soprattutto è per il bene per il Napoli. Però resta il rammarico di una stagione comunque. Siamo a febbraio. Non me ne parlare, caro Enrico. Avessimo iniziato così a Di Maro, avessimo iniziato così. Infatti, noi stavamo là sopra adesso a divertirci. Resta la mare in bocca, perché sapevamo che questa rosa è di alto livello, però purtroppo mancava qualcosina. Che poi, dal mio punto di vista, mancava qualcosina, neanche tantissimo. Bastava prendere un giocatore come Demme, un giocatore che messo a centrocampo dava equilibrio sia ai difensori, perché poi si voleva dare la colpa a Manolas Koulibaly. Ma io non credo che sia loro la colpa, ma mancava proprio un Jorginho della situazione. Ma io non sono nessuno nel calcio, anzi, sono un tifoso e mi diverto. Non era colpa di Manolas Koulibaly? L'hanno capito i bambini. Non era colpa di Manolas e Koulibaly, così come non bastava prendere Manolas e Koulibaly per pensare che il Napoli non avrebbe preso gol, no? Questa è stata la valutazione sbagliata di Ancelotti, secondo me. Enrico, grazie di averci chiamato, buona serata, a presto, sentiamo un altro messaggio vocale. Vabbè, è evidente, buonasera, sono Biagio, un saluto a Raffaele. Ciao Biagio. A Falco. Volevo dire, è evidente che praticamente il Napoli aveva, a parte Ancelotti che è stato, però aveva un problema, ma avevamo un grande problema a centrocampo, cioè Fabio Ruiz e Zielinski, tutti e due assieme in ruolo, non loro ce l'hanno affossato praticamente. Bravo Biagio. Quindi poi i vari problemi, mo con un mercato, voglio dire, abbiamo aggiustato un po' tutta la situazione e speriamo che le cose vadano bene. Allora, a tutti. Noi abbiamo dato via a cuor leggero Amsic, ma era a fine corsa, glielo dovevi. Ma poi dopo ti sei tolto pure Diawara, che era il suo immediato, anzi, meglio di Amsic in per quella fare posizione. Quel ruolo, certo. Ancora meglio di Amsic. Poi hai tolto Rog. Allora dico, ma se tu hai depauperato la rosa così tanto, prendendo un ragazzo bravissimo come Elmas, che è bravissimo, si è visto anche ieri. Ma è un'altra cosa, però, cioè, è un altro giocatore. Cioè, perché quel ruolo lì non si è proprio pensato di tenerlo o di comprarlo? C'entra niente, cioè, come dire, sono tolti Higuain, ho preso Politano, c'entra niente, sono cose diverse, no? È incredibile. Buonasera, Gattuso può allenare finalmente, scrive Daniele, una squadra su Facebook, con la rosa completa e tanta concorrenza in ogni reparto. Questo stimola ogni giocatore a dare il meglio. Non riesco ancora a capire come si fosse potuto pensare in estate che Ancelotti poteva andare avanti con quella rosa lì, e è quello che un po' stavi dicendo tu. Il problema è che Ancelotti lo disse lui stesso, che il centrocampo in quel mercato modo gli bastava. Da 10. Mercato da 10. Antonio, ciao, buonasera. Ciao Andrea, buonasera. Ciao Raffaele. Ciao buonasera. Antonio, buonasera a te. Senti Raffaele, io devo dirti una cosa, a me mi mancano le tue telecronache, Raffaele. Sapessi quanto mancano a me, Antonio. Io ieri sera ascoltavo Carezza, io guardo sempre la partita con il mio caro babbo e ci siamo guardati dicendo, papà mi ha detto, quando manca la fede? Mio padre. Salutamelo Antonio, a tuo padre.
ti servirò, è un tuo estimatore, Raffaele. Io ti ringrazio molto ed è bello sapere che è così e sentirtelo anche dire, Antone. Raffaele, sai perché? Ti dico la verità, quando c'erano le tue telecronache è come se guardassimo la mattina tutti in famiglia. Esattamente, io stavo seduto con voi a tavola, è così. È vero. Speriamo, inventiamoci qualcosa, vediamo come si può fare. Lo voglio fare anche per voi, per me innanzitutto, perché fare la telecronaca è la mia vita. Io sono nato con le telecronache. Però lo faccio anche per voi che me lo state chiedendo così tanto. No, Raffaele, ci manchi tantissimo, veramente. Specialmente le tue telecroniche. Ci mettevi, cioè, ci davi quell'adrenalina per vedere la partita che sinceramente non sento più con altri commentatori. Vabbè, dai, Antonio. Solo una cosa, se sì, è possibile. Prego. Ma che giocatore che Demme? Fortissimo. È vero, perché ragazzi, poi. Poi... No, ma io, Antonio, io ho ancora nella testa le parole di tutti quelli, ma poi Lipsia primo in classifica, se lo toglieva così a metà campionato a 12 milioni. Io invece feci il ragionamento contrario, dissi no, quando lessi il nome dissi no, è impossibile che te lo danno, dai. E invece te l'hanno dato. Allora te l'hanno dato perché un grande giocatore. Sai perché? Perché Giuntoli ha fatto un grande lavoro con il Lipsia, ma non a gennaio. Da molto tempo prima, vai a vedere, Demme andava a scadenza, quindi o lo vendevano adesso o lo perdevano. Era nella situazione di Milik e Zieliński, praticamente un anno e mezzo di contratto. Esattamente. C'è Maurizio in collegamento con noi. Ciao, buonasera. Ciao Maurizio. Buonasera Andrea. Raffaele, sono felice che è tornato il mio Napoli. Ah, che bello! Non si riuscire a criticare sempre. Bravo. Devono giocare questi ragazzi, devono giocare, perché sono tutti quanti, grazie a Gattuso, grazie Raffaele, mi serve compia la rete da ieri, io voglio sapere la tua voce, tu portavi fortuna. Ma che bello, guarda, che bello. Ma solo il napoletano può essere così. Per chi si fosse risvegliato adesso da un coma, sappiate che il Napoli non ha vinto lo scudetto, e che Maurizio è così felice emozionato perché finalmente rivede la sua squadra. Ha ragione. È bellissimo. È veramente ho fatto bellissimo. Una battaglia mettendo in evidenza quello che non funzionava e dicendo, mettendoci la faccia, che era colpa di Ancelotti, perché era lì il problema. Non potevano essere diventati dei brocchi all'improvviso questi calciatori. Non poteva essere così. Mi sono preso insulti, sputi, di tutto, ma non l'importante è che uno ha ben presente quello che dice e perché lo dice. Lo vedevamo tutti, ma non tutti avevano il coraggio e l'onestà di ammetterlo. Tu avevi qualche dubbio anche sulla gestione Benitez, se non sbaglio, caro Raulien. È così. E dopo un Benitez c'è stato un Sarri, quindi noi speriamo che dopo un Ancelotti un Gattuso che possa replicare. A proposito, piccolo spoiler, stasera saremo in diretta 20:50 Telea con l'appuntamento oggi al martedì di Si Gonfia la Rete, che solitamente ovviamente è lunedì. Spoiler su un dato che vi faremo leggere: il Napoli con Gattuso percorre in media 10 km in più rispetto a quanto correva in una partita in Serie A con Ancelotti. Ah, li sta facendo correre con la frusta in mano, vai! 10 km con la frusta in mano, così, correte! E prima si facevano i tornei di Torello, ma ti prego. Dai. Luigi, buonasera, ciao. Ciao Andrea, ciao Raffaele. Ciao Luigi. Ci siamo sentiti ieri e io vi avevo detto, speriamo che diamo continuità a questi risultati e che non sia stata solo una prova d'orgoglio con Juve e Lazio. Adesso il Napoli ha vinto e poi volevo volevo chiedere un vostro parere su una cosa che però avete appena detto, quindi mi avete anticipato. Sì. Il fatto che il Napoli, io vidi Napoli-Lazio di Coppa Italia allo stadio e dopo circa 60 minuti il Napoli crollò fisicamente, ci può stare. Infatti. Adesso io pensavo chissà se riusciamo ad alzare il livello quindi atletico della squadra con questo gioco. Adesso ieri nel parso del Napoli abbia corso tutti i 90 minuti. Quello che vi chiede è com'è possibile, lo so che Raffaele tu Ancelotti non lo vedi proprio bene, attenzione, cioè sembra che io ce l'ho con lui, no io ho semplicemente evidenziato che lui non andava bene qui,
È diverso. Come è possibile che però una squadra sia sotto, cioè anche atleticamente era mal allenata? Io questo, allora, Luigi, com'è possibile una cosa del genere? Io conosco tanta gente, no? I calciatori, i procuratori, gli amici dei calciatori, i parenti dei calciatori, e io, sentendo le varie voci, tutti dicevano: ci alleniamo poco e male. Lo dicevano tutti. Okay, quindi è risaputa. Cioè, ma si è visto, cosa che... cioè, improvvisamente, no, perché, no, perché questa squadra corre? Perciò lo chiedo, perché in campo si è visto, e quella è la cosa paradossale. Ma io non me l'aspetto da un tecnico come Ancelotti, che poi questi non corrono, perché obiettivamente non correvano. Allora, un giocatore che mi è venuto in mente, Fabian Ruiz obiettivamente fortissimo, e obiettivamente è lento come lanciatore, ma atleticamente sta a terra, cioè è diventato il triplo più lento, come dicevano ascoltatori prima, ce l'hanno affossato, perché veramente stavano a terra sti ragazzi, e improvvisamente... Dai, l'importante è che comunque abbiamo ancora la possibilità di divertirci un po' in questa stagione. Ora non lo so, campionato, Coppa Italia, Champions, ma un po' sono sicuro che ci divertiremo. Allora, saluto Luigi, e intanto che mando sto numero di telefono a Falco, che non c'ha mai niente, come dobbiamo fare questo Falco? Sentiamo intanto un messaggio vocale, così smaltiamo un po' di posta arretrata. Ecco. Ciao Raffaele, buonasera. Lo dissi, vabbè, in tempi non sospetti. Napoli ha bisogno di... cioè la piazza di Napoli ha bisogno delle persone che si tirano solo alle maniche e fanno vedere ai giocatori, ai tifosi, che qui bisogna lavorare, perché altrimenti qua nessuno ti regala niente. Lo dissi già, vabbè, in altre trasmissioni, Benitez e Ancelotti volevano fare i manager, forse si sono riusciti in parte, perché hanno portato un po' di freschezza, un po' di gioia alla società, quindi ai tifosi, però a livello di costruttivo non hanno portato quasi niente. Invece poi vedi Sarri, vedi Mazzarri all'epoca, vedi adesso sta facendo Gattuso, quindi a Napoli, la piazza di Napoli ha bisogno di persone operaie, che devono fare così. Gli operai, io sono d'accordo con te, per portare la pagnotta a casa. Io sono d'accordo con te. Ciao Raffaele, ciao, ci sentiamo. Senza un modo di fare di questo tipo non vai da nessuna parte a Napoli. Napoli bisogna lottare, sudare e poi ce la facciamo a raggiungere qualche obiettivo. Abbiamo al telefono Roberto, eccolo qua, ciao. Ciao Raffaele, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione. Grazie, no, Roberto. Io voglio fare un complimento a te innanzitutto, e poi da tifoso del Napoli voglio fare una considerazione. Sì. La prima cosa, mi voglio complimentare perché ieri sera nell'assistere alla trasmissione di Stata, quando si affrontò il problema, non succederà nulla, tutto a più ti daranno una multa da 5 a 10 mila euro, cosa che sarà confermata stamattina, tale qua. E poi un'altra cosa, ma come fai a resistere in quella trasmissione quando quello là tifoso di non colorati ti attacchi quella maniera, come fai a resistere? Ma guarda, Roberto, innanzitutto io sono un professionista, quindi quello è il mio lavoro. Se la vogliamo dire tutta, sono io che attacco lui, cioè proprio il contrario, poverino. Ogni tanto si vede attaccato da me perché gli do addosso, è ben diverso, due cose diverse. Magari comunque, i tifosi della Juve diranno la stessa cosa di me nei suoi confronti. Comunque io credo che abbiamo imbroccato la buona strada ora. Anche secondo me, e sono ben felice che sia così. Ciao Roberto, ci sentiamo presto, buona serata, e sentiamo anche un altro messaggio vocale. Ciao Raffaele, buonasera, ma d'accordo con chi? Con questo radioascoltatore che ha parlato di Benitez, che Benitez ha portato non solo freschezza alla società, ha portato i calciatori e ha portato i successi. Grazie a De Laurentiis poi non ha potuto concludere l'iter, perché gli portò, diciamo, De Guzman, Lopez, Britos e chi è più ne ha più ne metta. Aveva chiesto Schertel e Mascherano per il secondo anno. Ha portato due trofei, non dimentichiamoci. Semmai Ancelotti non ha portato niente, oltre a non portare nemmeno i calciatori. Il Napoli ha vivacchiato grazie a Benitez. Grazie e buonasera, Franco Landru. Grazie a te, buona serata.
Non ho mai capito sto discorso. Manco io, mi dai però... Skirt e Mascherano che non alleno più. Allora andiamo. Ma poi io devo prendere Mascherano avuto... che guadagnava 10 milioni all'anno, lo porto nello spogliatoio, io spacco lo spogliatoio perché chi guadagna 2 milioni dice: oh, è che sono più fesso di lui. Ma queste cose purtroppo i tifosi mi pagano non per allenare, le sanno. Io 25 giocatori che ho, li butto dalla finestra. Allora non mi prendi Mascherano, che cosa faccio? Ti prendo David Lopez. Ma che è un modo di fare questo? Il primo anno di Benitez è stato bravissimo, eccellente. Il secondo anno ha perso tutta la stima che io avevo nei suoi confronti. Andiamo ad aprire piuttosto la nostra tribuna VIP e lo facciamo in compagnia di due ospiti a cui siamo molto affezionati. Parto col dare la buonasera al nostro urologo doc, il dottor Giuseppe Quarto. Ciao dottore, buonasera. Ciao amici, buonasera a tutti. Non facevi l'odontoiatra, scusami. Anche anzi, sto imparando per fare l'odontoiatra. Sì, poi sono due campi simili. Non esatto, una testa di sopra e una testa di sopra. Esatto. Ed è un grande piacere avere un grandissimo artista come Alessandro Bolide. Ciao Alessandro, buonasera anche a te. Buonasera a voi. Caro Alessandro, ora la domanda è: perché hai risposto a Falco e non a me? Perché ero impegnato in una faccenda domestica e non avevo visto il WhatsApp tuo. Poi ha visto uno 081 e magari ha pensato, io sa, qualche parente, qualcuno. Che stai facendo? Stai rimettendo a posto un po' casa tua dopo ieri sera avete rotto piatti, bicchieri per la gioia di questo successo, immagino, no? Mi tocca, quindi quando rompo le cose devo mettere a posto io, quindi il famoso folletto che facciamo a Chiappa Lagaro. Abbiamo superato il periodo, no? Che dici, Alessandro? Io penso di sì, però sono molto rammaricato di quel periodo buio, perché ci ritroviamo a rincorrere, diciamo, avere superato un'annata, secondo me. Giuseppe Quarto, noi abbiamo parlato con te anche la settimana scorsa e adesso ci ritroviamo di fronte ad un Napoli ancora più cazzuto, perché questa squadra ha assorbito anche il lavoro fatto da Gattuso, tutti gli allenamenti quotidiani. Che cosa vuol dire? Che la preparazione insieme alle motivazioni permettono anche ai calciatori che non sono eccellenti di diventarlo. Assolutamente sì, il calcio è sempre uno sport, per cui la possiamo dire tutto quello che vuoi, il fisico, lo schema, però è uno sport, per cui se non ci stanno le gambe non si riesce a fare. Però secondo me è quello che abbiamo detto un po' altre volte, secondo me Gattuso ha anche avuto la capacità, la bravura, la forbizia, chiamala come vuoi tu, di mettere i giocatori giusti al posto giusto. La battuta ci siamo fatti all'inizio, io come urologo sono bravo, ma se mi metti a fare un toiatra non sono tanto bravo. Sempre medico sono, però capisci che ovviamente sono due campi totalmente differenti. Allora se un giocatore che sa fare una determinata cosa lo metti a fare un'altra, sono dei giocatori buoni, non campioni, per cui non è che stiamo parlando di Maradona, hai capito? Che tu dici vabbè, lo puoi fare giocare pure a porta, ma è comunque un fenomeno. Secondo me questa è stata l'intelligenza di Gattuso, poi gli hai dato un po' di benzina nelle gambe e vedi che i risultati iniziano ad arrivare. Non ce ne voglia Ancelotti, Alessandro Bolide, però nel tuo campo, in quello del dottor Quarto, anche in quello nostro, c'è chi scrive benissimo e magari non può stare davanti a un microfono, ma che ne so, i ruoli sono importanti, non esistono quelli che possono fare tutto, Alessandro. Ci sarà un giornalista bravissimo a scrivere di sport, probabilmente sarà meno bravo a scrivere di politica. Sempre giornalista è, sì, però nel suo campo è eccellente, nel parlare di politica è meno, è un giornalista mediocre. E quindi Alessandro, questo è il succo della questione, aver rimesso, come diceva un altro allenatore, la chiesa al centro del paese. Del villaggio, del villaggio. Sì, però io dico una cosa: se Ancelotti non allenava bene i calciatori, perché i calciatori hanno fatto passare tutto questo tempo per dire noi non siamo allenati a bene? Dai, Alessandro, un calciatore non può dire il mio allenatore è una pippa, capito? Cioè, sta lì, magari lo dice al procuratore. Il procuratore lo fa sapere al direttore sportivo, il direttore sportivo lo dice al presidente, ma lui non può uscire in una conferenza stampa e dire: amici miei, sapete che cosa c'è di nuovo? Questo è un cretino, non sa allenare. Cioè, capisci? Questo può succedere durante i tuoi... È una gag. Io che mi occupo più di comicità, ma Ancelotti ha mai avuto problemi di allenamento con le altre squadre che ha allenato, con tutti i successi che ha avuto. Cioè, proprio nell'ultima esperienza, in realtà. Beh, al Bayern ha avuto gli stessi problemi. Proprio nell'ultima esperienza. Allora, ma senza
puntare il dito contro nessuno. Da quando lui ha deciso di fare a meno di collaboratori storici come Tassotti, come Ciaschini, ce n'era anche un altro che sentimmo che pure collaborava con lui, a Filippo Galli, quando lui ha smesso di avere al fianco gente esperta di calcio, dei grandi professionisti che sanno come funziona, per affidare questo reparto al figlio Davide e ad altri amici di Davide, dell'età di Davide, guarda, non è un caso, non è un caso, che fa il preparatore atletico, il genero è il preparatore atletico, nutrizionista, sì. Nutrizionista, capito? Cioè, voglio dire, ti dico di più, gli infortuni che abbiamo avuto quest'anno, gli infortuni muscolari, sono colpa della preparazione. L'infortunio di gioco, ok, è un contatto e cosa, ma l'infortunio muscolare è colpa della preparazione. Purtroppo è andata così, io non so se è colpa della preparazione, però se me lo dici tu, io mi fido di quello che dici. L'infortunio muscolare è legato, allora, lo staff medico e lo staff atletico si confrontano tutti i giorni sul calciatore, fanno dei test, fanno gli esami del sangue e dicono ok, il calciatore Peppe Quarto oggi c'ha un affaticamento muscolare, per cui vedi non può allenarsi di corsa più di 40 minuti. Il giocatore Raffaele Auriemma sta benissimo, per cui può fare un'ora di corsa. E questa è l'organizzazione della cosa. Facendo così, tu premi gli affaticamenti muscolari, di conseguenza gli infortuni muscolari. Se invece non c'è questa comunicazione dall'uno o dall'altra parte, soprattutto dallo staff atletico che non sente quello che dice lo staff medico, ovviamente si rompono le giarretelle. Hai capito? Insomma, come no, ma è così. Per me, Raffaele Auriemma al posto di Peppe Quarto. Per me, tutta la vita Raffaele Auriemma al posto di Peppe Quarto. Oddio mio. Ma pure io. Sai che succede? Però tu il primo ad essere visitato sarai tu, però, Alessandro Bolide. Io aspetto gli esami. Alessandro, ma a proposito di esami, ma adesso il Napoli a cosa deve puntare secondo te? Per me dobbiamo puntare alla cosa più importante, cioè dritti al quarto posto, perché tanto i primi tre già li vedo avviati. Poi se va male, ti resta all'Europa League, ma per me non bisogna proprio avere nessuna esitazione, nemmeno qualche esitazione che ho visto con la Sampdoria. L'unica cosa che ho la mia perplessità, io noto sempre che in attacco siamo sempre carenti di una punta che mette la palla dentro. Cioè vedo tanti tentativi e vedo poi... E questa è stata, diciamo, una vittoria di cattiveria. Noto che Insigne cerca di più la porta rispetto a prima, e quindi è uscito fuori Lorenzo, spero anche in Politano che possa ritrovare subito una ottima napoletanità e quindi mettersi al 100% a disposizione di Gattuso. E sarà così. Giuseppe, io ti leggo i prossimi impegni del Napoli. In campionato giocheremo in casa contro il Lecce, a Cagliari, a Brescia, in casa con il Torino, a Verona, in casa con i due confronti diretti contro Atalanta, Bergamo e Roma al San Paolo. Diciamo che in questi due mesi il Napoli non può più sbagliare. Aggiungo due dettagli. Sì. Atalanta e Roma in questo lasso di tempo di 6 giornate si affrontano tra loro. Sì. L'Atalanta ha anche la Lazio e la Roma va anche a Milano col Milan. Infatti l'Atalanta in questo arco. Sì, ma, cioè hanno un calendario più complicato del Napoli, quindi altrimenti no, il momento, è inutile. La chance c'è. Assolutamente sì. Io non vedo, insomma, tolto le prime tre, ok, però dalla quarta in poi secondo me sono alla nostra portata. Se Napoli ha riacquistato entusiasmo, che è la prima cosa, ha riacquistato gamba, che è la seconda cosa, ce la possiamo fare tranquillamente. Insomma, non sono più forti di noi. Abbiamo perso punti per la strada per altri motivi. Aggiungo che le prime tre, il Napoli, la Juve l'ha battuta in casa e stava pareggiando a Torino se non ci fosse stata quella sfortunata autorete di Koulibaly. No, quindi questi dati. La Lazio l'abbiamo battuta nelle quarti di finale di Coppa Italia e a Roma abbiamo dominato per poi regalarle il gol alla fine della partita. Assolutamente. Con l'Inter in casa, se vi andate a rivedere la partita, i tre gol dell'Inter sono stati tre regali del Napoli. La rigiocherei stasera. Guarda, bravo, cambierebbe tutto secondo me. Magari la perdi lo stesso, ma certamente non in quel modo. Non in quel modo.
Va bene, direi di salutare i nostri ospiti di oggi della Tribuna MIP, se hanno qualcosa da aggiungere. Alessandro, sei ottimista, insomma, alla fine. Io sono malato del Napoli, ottimista, e sempre pro Raffaele Auriemma. Io quando sento Raffaele vivi un bel bicchiere di buon vino, stai meglio. Ah, che bello, essere associato, che ne so, a un... A un Chianti, Raffaele. Un Chianti di quelli là belli che ti danno proprio la botta appena dai un... Mi piace molto. Alessandro! Il dottore lo saluto che dopo i 40 anni d'urologo oramai è un componente di famiglia. La prossima allora democratica. Non te ne andare ancora, Alessandro, perché noi facciamo anche prevenzione durante questa trasmissione e il dottor Quarto ci aiuta a farlo, perché diciamolo anche ad Alessandro Bolide, la prevenzione è la prima cura. Salva la vita. Esatto, per evitare che poi possa andar male, è vero dottore? Assolutamente sì, il campo urologico che è un campo un po' inesplorato per noi maschietti, perché la vera verità è che dall'urologo noi ci andiamo solo se abbiamo il problema. In realtà è un comportamento assolutamente sbagliato, perché determinate patologie, determinate malattie sono silenti, cioè non ce ne accorgiamo finché il problema non sussiste. Fare una visita asintomatica. Per cui fare una visita di prevenzione una volta all'anno, sia dopo i 40 anni il discorso prostatico, ma anche da giovani per i problemi di fertilità, perché io vedo coppie sposate che dopo un anno e mezzo di tentativi non riescono ad avere figli e si accorgono, hanno fatto tutti con la donna fa tutti i controlli al ginecologo, è tutto apposta per un anno e mezzo, perché poi il problema era magari un banalissimo varicocele che poi operi e si cura e ripristina la loro fertilità. Per cui capisci come è importante invece essere consapevoli del fatto che il medico dell'uomo è l'urologo, non si debbono affidare al fai da te. Vedi, quindi Alessandro, se hai bisogno una visita di prevenzione è sempre importante, il dottor Quarto è a tua disposizione. Alessandro so che è un grande amico del mio ospedale, il Pascale, ogni tanto... sono testimone della Fondazione Pascale, ma sulla prevenzione mi muovo tanto, anche... Sono stati testimoni anche Gigi Ross per quanto riguarda i problemi legati alla prostata. Lo so, per questo però siamo sempre in prima linea ed è giusto prevenire. Va bene. Raffaele, un'ultima cosa, perché tutta la cosa del Pascale ti saluta tutto il complesso operatorio, in particolar modo Patrizio, e ovviamente mi hanno detto di lamentarsi perché vorrebbero tanto ascoltare le tue radiocronache, come io ogni tanto sono andato a vedere come bisogna delle fare, tue guarda. Bellissime radiocronache, purtroppo, che ci mancano tanto. Sapessi che l'impianto che ho, ma davvero è strano, perché quando c'è un prodotto che piace si fa di tutto per darlo alla gente e venderlo. Assolutamente. Qui è proprio il contrario. Il prodotto lo hanno proprio tolto da mezzo. Vai! Vai. Comunque per cui hanno detto di salutarti e di ricambia e i saluti chiaramente. Assolutamente. Ti ringrazio sempre di quello che fai per noi, caro Giuseppe. Buona serata. Anche a te. Buona serata. Grazie al dottor Giuseppe Quarto. Salutiamo anche Alessandro Bolide. Grazie a voi. Ci vedremo da qualche parte prima o poi? Sicuramente, Raffaele. E vai. Un abbraccio. Anche a te, buona serata. A proposito di Tribuna VIP, fammi dire, poi ci fermiamo, sì. Prima ci ha chiamato un ascoltatore, Enrico, perché ci ha chiamato grande umiltà, insomma, da tifoso comune, di sapere che Enrico è un grande pallavolista, si tratta di Enrico Libraro, che è l'ex capitano della Versa Volley, che ha fatto anche la Serie A recentemente in questi anni, quindi lo salutiamo. Ciao Enrico, la grazie prossima di volta averci magari ti sentiremo proprio nella Tribuna VIP, il nostro grande ascoltatore. Dobbiamo fermarci e poi torniamo a 081 6363, il finale è tutto a voi dedicato con i vostri interventi e le vostre opinioni su questo Napoli che finalmente si è ritrovato. Pubblicità. Si gonfia la rete. S-P-O-T. Hai mai pensato ai danni che provoca l'olio della frittura che butti via? Per questo c'è Soloil Italia SRL, azienda dell'Ecotecno Group SRL. Raccolta e recupero dell'olio vegetale da frittura esausto. Cerca il bidone o la colonnina Soloil Italia e visita il sito www.soloil.it. Caffè, che sì, quando si amare, più dolce sono chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumare. Ma mi è tu genio di cantare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito.
Ma davvero ti sposi? E il vestito lo hai scelto? Certo, ho scelto Punto Zero Uomo. Trovi tantissime proposte per lo sposo. E per il tuo testimone? Sì, sempre Punto Zero, dove trovi abiti da cerimonia a partire da 180 euro. E se il tuo problema è la taglia, Punto Zero ti accontenta con un vasto assortimento di misure grandi. Chiama adesso per un appuntamento. Scopri tutte le novità su puntozeromoda.it. Punto Zero, punto e basta. Gonfia la rete. Eccoci qui, tornati in diretta, ultimi minuti di questo appuntamento di Si Gonfia la Rete. Vi ricordo ancora una volta che tra un'ora esatta saremo in diretta presso un altro luogo, canale 18 del Digitale Terrestre su TeleA per l'appuntamento televisivo con Si Gonfia la Rete. Ci sono tante letture interessanti sulla gara di ieri e in generale sul momento che sta finalmente vivendo il nuovo Napoli. Andiamo al telefono, c'è Livio. Ciao Livio, buonasera. Buonasera Falco, la considero veramente un buon giornalista. Grazie. Ma invece lei no, non la considero un buon giornalista, ma un ottimo giornalista. E mi piace immaginare che la sua cifra professionale sia pari alla passione che ha per i colori azzurri e che ha sempre dimostrato. Questo è un bellissimo complimento, perché rapportare la mia professione a quello che io esprimo nella passione per la squadra per la quale tifo e ho sempre tifato è veramente un grandissimo complimento. Vuol dire tanto, Livio, quindi noi ti ringraziamo. Se vuoi aggiungere qualcosa, te lo sei Napoli, preparato da molto questo intervento, Livio, perché no, sembrai proprio bello sul pezzo. No, diciamo che amo improvvisare. Bravo Livio, bravo, complimenti. No, devo solo fare una piccola osservazione su come Gattuso sia riuscito e stia riuscendo, non ha completato il suo lavoro, ma sia sulla strada giusta, sia riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Bravissimo, bravo Lino. Io ho visto Lorenzo, tutto là. Vedo Lorenzo Insigne ieri che non aveva quel... come dire, quel tono arrabbiato eccetera, anzi era lui che andava a calmare, da questa volta sì, da vero capitano, gli animi più esagerati. Ho visto con Mario Rui verso la fine, già all'inizio con El Mas, l'ho visto veramente responsabilizzato rispetto alla fascia che porta sul braccio. E questo vuol dire tanto. Lorenzo forse ieri non ha giocato la migliore partita individualmente parlando, però ieri ha dato una grandissima mano, soprattutto dal punto di vista della testa, e di far rimanere con la testa nella partita. E poi al di là di questo, quei Livio, giocatori che erano andati un po', diciamo, oltre, visto come la mettevano sui calci e non sul calcio. Sì. Che ne dicano i giornali genovesi. No, al di là di questo che hai detto, che è giustissimo, ieri mi ha colpito Raffaele di Insigne quanto ha corso e quanto velocemente correva, perché poi alla fine, ragazzi, tutto parte da lì, perché quando un giocatore non ha la condizione fisica, è un atleta, gli partono sia le qualità tecniche, non le vede più, e gli parte anche la testa a un certo punto, perché ha nebbiato. Andrea, ma noi siamo passati dal calcio liquido finalmente al calcio solido. Bravo, quello Livio, con gli attributi. Esattamente, calcio solido, liquido, mi piace molto. Che non aveva né una forma né una cifra, una sostanza. Siamo passati adesso a un calcio che ha una forma definita ed è anche come dire, concreto. È così. Noi prima ci perdevamo in 20.000 passaggi. Ieri, prima del primo gol, al terzo minuto, noi abbiamo fatto 28 passaggi, poi è stato interrotto da un tocco di un Doriano e poi 3 per postare la palla sulla testa di Milik. Però quei 28 passaggi li abbiamo fatti veloci. È vero. Cosa che prima ci sognavamo di poter vedere. Fino a un anno fa, sì. Un anno ti ringraziamo fa. Livio, dobbiamo salutarti perché sennò non parla più nessuno. Dai, grazie, sentiamo... mille per il tuo intervento, che è stato molto bello, e grazie ovviamente per i complimenti. Messaggio vocale. Cioè, ascoltando a questo radioascoltatore che diceva: perché i calciatori non potevano vincere, noi non ci stiamo allenando bene. E quello qua sta il punto, il gioco, la goccia che ha fatto traboccare tutto il vaso del Napoli era Uffizio Angelotto, perché io ho un poco giocato a calcio, va bene? Un poco. E sì, tenevo un problema, va a parlare con il secondo allenatore del primo allenatore,
capito? Anzi, era il secondo allenatore. Questo che veniva quante volte l'abbiamo detto? Ma Tim ha stato un problema, ma là che vuoi dire? Che tra l'altro il figlio di Angelo era pure una persona antipatica, se voleva, nessuno ci, pure quando inquadravano il telecamera, nessuno ci aveva vicino a Kim. È un punto sul quale noi abbiamo battuto un sacco di volte. Antipatico non ci permettiamo, no, di dirlo, no, perché infatti personalmente non lo conosciamo, però quello che ci raccontavano è che fosse anche uno il cui parere contava molto. Cioè, che a volte è stato anche decisionista su alcune cose. Era, no? Tutto affidato. È a lui, ovvio che dal punto di vista dei calciatori fa un po' strano, sia per l'età, sia per l'esperienza non proprio elevatissima, e sia per il fatto che molto banalmente è il figlio dell'allenatore. Leggiamo un messaggio: ringrazio Gattuso per aver ridato un'anima alla squadra che l'aveva persa. Belle le parole di Insigne a fine partita, che ha riconosciuto gli errori commessi da lui e dai suoi compagni. Non sento un grazie a De Laurentiis, che ci ha regalato uno staff tecnico eccezionale, quindi un ringrazio anche De Laurentiis. Sì, anche per il mercato, però aveva qualcosa di cui farsi perdonare, quindi no, quindi, abbiamo pareggiato, dai. Esatto, sentiamo un messaggio vocale. Raffaele carissimo, buonasera. Ciao. Sempre Francesco da Marianella. Ciao, secondo Francesco. Me proprio per questo attende fanno fa più la telecronaca, perché sei troppo obiettivo, sei troppo bravo, sei tifoso del Napoli e non vai mai contro il Napoli tu, allora qualcuno capisce a me, avrà detto no, questo parla troppo bene del Napoli, la telecronaca non la può far più, secondo me. Ah, quanto mi manca Premium, era un canale straordinario, e senza Premium manca tanto, perché c'erano dei professionisti straordinari che purtroppo adesso sono costretti a fare altre cose. Un altro messaggio e salutiamo. Buonasera Radio Marta, Antonio da Portici, mi rivolgo ad Andrea perché pure lui mo si è fissato con Ancelotti, per quanto tempo ancora noi tifosi dobbiamo sentirci parlare di Ancelotti e di tutti gli sbagli che ha fatto? Tutti fanno gli sbagli, ma non per questo noi abbiamo una considerazione di Ancelotti che voi probabilmente non ci toglierete, caro Andrea. Io vi chiedo una cosa, Isai, no? È un giocatore che adesso pare che chissà chi è, sta facendo il sorriso a 24 denti, a 36 denti, e il carissimo Mario Giuffrida si sta sentendo di nuovo per radio, il qua, là, il rinnovo. Ma se con Ancelotti non ha giocato, forse perché Isai non è tanto buono, o sbaglio? Prendete Pjanic, Pjanic ha avuto quattro allenatori, Spalletti, Rudy Garcia, Allegri, Sarri, Pjanic gioca sempre, come mai? Dai, smettete di questa storia Ancelotti. Guarda, io sono veramente imbarazzato perché sai qual è il punto? Quando dice non ci toglierete la stima di Ancelotti, ma chi te la vuole togliere sta stima? Però tu che hai stima di Ancelotti devi dire che ha fatto ridere a Napoli, lui ha fallito in questo anno e mezzo, che strombazzava lo scudetto, lotteremo di qua, faremo di là, lui ha fallito qui a Napoli, ha fallito. Poi prima e dopo sarà il migliore di tutti. A me non interessa. Tu hai stima di lui, ma chi te la vuole togliere? Però non puoi essere tu a fare cambiare idea a noi, sì, perché sono i numeri, no, che poi parla. chiamava in causa me, la stima che tu provi per Ancelotti non può incidere sulla mia libertà di pensiero e di espressione, favore. Sinceramente. Ma perché che tu ribalti le cose? Io sai, prima che venisse Ancelotti giocava sempre, con Sarri giocava sempre ed era tra i migliori. È venuto Ancelotti, non ha giocato più. Ora con Gattuso torna a giocare. Beh, Gattuso ha anche spiegato perché lavoriamo di reparto e prima non si faceva. Il Napoli con Sarri lavorava di reparto e ha funzionato, con Gattuso sta lavorando di reparto e ha funzionato. Mezzo non ha lavorato di reparto. Poi offendiamo la tua sensibilità. È un problema tuo, perché non offendiamo nessuno. Manco diciamo che probabilmente ti manda il culatello a Natale per dire queste cose qui. Noi non ci permettiamo di dire questo. Vabbè, detto questo, chiuriamo e ci trasferiamo, come detto, a Telea 20:50 la 8 del Digitale Terrestre per continuare a seguirci in edizione televisiva di Sigonfederete. Io ringrazio tutta la nostra squadra, ovviamente il nostro capo ufficio stampa Paolo Di Genova e Mario Paligiano, preziosissimo la parte tecnica. Grazie Raffaele Avrema. Grazie a te Andrea Falco. Noi ci risentiremo domani ovviamente a partire dalle 18:30. Adesso però attenzione, ci sono le news, quelle nazionali, poi le posizioni di Marta, due dei tantissimi buoni motivi per continuare a stare con noi, per continuare ad ascoltare Radio Marte. Ciao. Si gonfia la rete è stato presentato da calciomercato.it.
calcio.com. Il primo sito di calcio in Italia. Di la tua sul Napoli su calciomercato.com. E da Soloil Italia SRL. Raccolta e recupera esausto. Cerca il bidone o la colonnina Soloil Italia vicino a te. www.soloil.it. E da Caffè Siag. Ma piccia la bocca, ma fai consumare. Ma mi è tu genio che andà. Azz! È pure saporito. E da Vero ti sposi scelto Punto Zero Uomo. Scopri tutte le novità su puntozeromoda.it. Punto Zero, punto e basta. Marte Radio News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Coronavirus, sono peggiorate nelle ultime ore le condizioni dei due turisti cinesi, moglie e marito di 60 anni, ricoverati allo Spallanzani di Roma. Necessaria la terapia intensiva, 11 le persone ancora sotto osservazione, 26 invece i pazienti dimessi. Sentiamo il direttore sanitario dell'ospedale Francesco Vaia. I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria. Pertanto è necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che le hanno in cura si riservano la prognosi. Intanto Francia, Gran Bretagna e Germania invitano i loro connazionali a lasciare la Cina, mentre l'Italia stringe ancora le maglie per cercare di evitare il contagio. I controlli con termoscanner sono stati estesi a tutti i voli internazionali in arrivo nei nostri scali. Nessun allarmismo, la situazione da noi è sotto controllo, rassicura il Premier Conte, che sull'ipotesi avanzata da alcuni governatori del nord di tenere a casa i bambini rientrati dalla Cina da meno di 14 giorni replica così. Invito i governatori anche del nord che hanno espresso questa premura, affidarsi ovviamente di chi ha una specifica